con la quale le onde si sono abbattute sulla città potrebbe aver danneggiato la stabilità dei campanili. Lei ne ha notizia? È così? No, no, questo non è. La forza dell'acqua è prevista e assorbita da Venezia. Il problema è la frequenza dell'acqua in alcuni luoghi che diventano di fatto fragili e materiali come la pietra d'Istria e come il serpentino possono essere, a forza di decenni, di centinaia di anni di acqua, possono diventare fragili. Io stesso l'anno scorso feci il sopralluogo per la Sette proprio, in condizioni analoghe, poi subito dimenticate al primo ritorno del buon tempo, e si vedeva sfarinata la materia delle basi delle colonne, per cui a un certo punto è chiaro che essa può cedere, cioè cede per lo schema che ho detto più volte di gutta cavat lapidem, cioè che la goccia entra Scava nella la pietra lapide, e la pietra. con la salsedine la può logorare, ma non è che di per sé la stabilità, l'onde non c'entrano niente, non è la forza dell'onda, è l'acqua che compenetra la pietra e la rende quindi friabile, ma nella costruzione di Venezia questo era previsto, non è che l'hanno fatta, che l'acqua è arrivata dopo, l'hanno fatta sull'acqua, Chiaro. quindi hanno calcolato una serie di conseguenze, Allora, le lo quali diceva richiedono anche lei manutenzione prima, ordinaria Sgarbi. e straordinaria che manca. Lei lo diceva prima.